1944, Spagna. Ofelia è soltanto una bambina quando con la madre prossima al parto si trasferisce in un vecchio mulino tra le montagne. Qui il patrigno, lo spietato Capitan Vidal, è di stanza per annientare i ribelli che si oppongono al regime franchista. Presto, le sue amate fiabe e l'antica foresta incantata attorno alla casa diverranno l'unico conforto, una via di fuga dal terrore e dal dolore che avvelenano la sua vita. Finché un giorno, guidata da una fata, Ofelia si addentra in un labirinto, nelle cui profondità un misterioso fauno lo attende da tempo per sottoporla a tre prove di coraggio. Soltanto superandole potrà fare ritorno nel regno sotterraneo. Lei, la principessa perduta, fuggita perché sognava il mondo degli umani, è condannata a vagare sulla terra senza memoria. Sembra il finale di una fiaba, ma quando la magia si rivelerà non meno oscura e terrificante della realtà, Ofelia dovrà scegliere cosa è disposta a sacrificare per salvare se stessa. Il labirinto del fauno è il grande capolavoro cinematografico di Guillermo del Toro. In questo video vi racconteremo la storia dell'uomo pallido, la sconvolgente creatura della seconda prova, attingendo soprattutto dal romanzo che espande e arricchisce la vicenda. Il racconto ha inizio con Ofelia che consulta il libro magico del fauno, necessario per il superamento dell'ostacolo. La pagina sinistra fu la prima a riempirsi, linee sottili a rivelare la figura scheletrica di un uomo pallido, senza naso e calvo, con due buchi al posto degli occhi, sopra una bocca spalancata. L'inchiostro marrone poi disegnò una fata, quindi una porta. L'immagine si arricchì di nuovi particolari, mentre Ofelia leggeva le parole che comparivano sulla pagina destra. Con il gesso disegnò una porta, in qualunque punto della stanza. Ma il libro poi ammonì la giovane. Non mangiare né bere niente durante la tua permanenza e torna indietro prima che l'ultimo granello di sabbia cada. Ofelia chiuse il libro e col gessetto tracciò una linea nell'intonaco della soffitta. Fu così che entrò nel regno dell'uomo pallido. Il luogo era fiancheggiato da colonne e le pareti erano rosso scuro, come sangue secco. Fasci di luce cadevano sulle mattonelle bianche e rossicce attraverso alcune finestrelle. La sala pareva antichissima sotto il soffitto dipinto, ma Ofelia non guardò le immagini sbiadite sopra la sua testa. Tutto ciò che vide fu il lungo tavolo al centro. Era imbandito di ciotole dorate e vassoi traboccanti di frutta, dolci e carni arrostite, ma soltanto la sedia a capotavolo era occupata. L'uomo pallido sedeva, illuminato dalle fiamme del camino alle sue spalle. Non si mosse quando la bambina si avvicinò alla tavola, anzi, sembrava immobile da secoli. Laddove il cibo appariva fresco come se fosse stato appena preparato. Ofelia non riusciva a distogliere gli occhi dalle torte, dai budini e dagli arrosti guarniti di frutta e dai fiori commestibili, dai piatti d'oro che si riflettevano nei calici di cristallo colmi di vino rosso. Rosso e oro, tutta la stanza era piena di quei colori, anche le fiamme. Soltanto quando giunse all'estremità del tavolo dove si trovava, si ricordò di lui. Vederlo così da vicino la fece trasalire. Era nudo, proprio come nel libro. La pelle pallida che ricadeva sulle ossa sembrava un sudario troppo grande. Era una visione orrenda. Ma la cosa peggiore era la sua faccia, o meglio, la sua mancanza. Non aveva gli occhi, ma soltanto due narici, e soprattutto una bocca, una fessura insanguinata tra due pesanti pieghe di biancastra pelle cascante. I denti erano affilati come rasoi, e poi quelle mani sporche e artigliate. Posati immobili ai lati del piatto d'oro, avevano la pelle sul dorso arrossata di sangue e le unghie nere appuntite. Ofelia non ridì non appena si rese conto che quelli sul piatto erano dei bulbi oculari, ma non era certo quella la cosa peggiore. L'orrore, quello vero, si accese nel volto della bambina non appena alzò gli occhi verso l'alto. Quadri terribili, che citavano le pitture nere di Goya, svelavano la reale identità dell'uomo pallido. Alcuni mostravano bambini con le mani levate in una richiesta di pietà, altri ritraevano il mostro che li trafiggeva con coltelli e spade, oppure ne staccava le membra o soddisfaceva la sua insaziabile fame con le loro carni. Le scene erano così vivide che Ofelia aveva l'impressione di sentire ancora le urla delle vittime. Era troppo, ma quando abbassò gli occhi per sfuggire a quelle immagini agghiaccianti, tutto ciò che vide furono centinaia di minuscole scarpe ammucchiate contro i muri. Ofelia stentava ad accettare la terribile verità che le si palesava dinanzi agli occhi. L'uomo pallido,
era un mangiatore di bambini. Lo era davvero. Ma se mangiava bambini, perché tutti quei cibi? Si chiese Ofelia. Perché quell'abbondante banchetto? Non riuscì a trovare la risposta, né tra le scene orribili sopra di lei, né tra i piatti d'oro. Tutto ciò che doveva fare, ricordò il consiglio del fauno, era allontanarsi dal tavolo e farsi aiutare dalle fate. Quando aprì la borsa, le creature magiche la salutarono. Ofelia riuscì apparentemente a risolvere l'enigma, scegliendo la porta giusta, quella più umile in legno grezzo, attraverso la quale recuperò un pugnale. Il tempo però stringeva e le fate, sentendo il fruscio della sabbia rossa che scorreva nella clessidra, la circondarono, spronandola a fare presto. Una delle fate, per assicurarsi che il mostro fosse immobile, si avvicinò alla terribile faccia fino a sfiorarne la pelle con le ali. Ma il mangiatore di bambini rimase fermo, come se fosse un monumento di se stesso, un memoriale di tutte le sue orribili gesta. Ofelia conservò il pugnale nella borsa del fauno e cercò di tenere lo sguardo fisso sull'uomo pallido mentre indietreggiava verso il tavolo. Tutti quei cibi sembravano così deliziosi. Non ricordava l'ultima volta che aveva visto tanti dolci o così tanta frutta fresca in vita sua. La risposta era mai. E adesso aveva fame, proprio molta fame. Ofelia vide l'uva e le melagrane e cibi di cui non conosceva neppure il nome. Promettevano tutti una tale squisita dolcezza che non volle ascoltare i disperati avvertimenti lanciati cinguettando dalle fate. No, Ofelia le scacciò con la mano. Un chicco d'uva, soltanto uno. Nessuno se ne sarebbe accorto in quel banchetto tanto ricco, no? Chi avrebbe sentito la mancanza di un singolo chicco d'uva? Ofelia lo staccò con cautela e se lo portò alla bocca. La fata che aveva incontrato nel bosco si coprì la faccia angosciata. Adesso erano condannate. Fu in quel preciso istante che l'uomo pallido si risvegliò. Le estremità nere delle dita, appuntite come spine, si mossero con uno spasmo. La bocca spalancata emise un sospiro torturato e la mano destra afferrò dal piatto uno dei globi oculari, mentre la sinistra si girava e si apriva come un fiore spaventoso. L'occhio si adattava perfettamente al foro nel palmo sinistro e quando anche la mano destra ebbe ricevuto il secondo occhio, con una pupilla rossa come il chicco d'uva mangiato da Ofelia, l'uomo pallido sollevò entrambe le mani sul viso cieco e scoprì chi lo aveva svegliato. Ofelia non si era resa conto di nulla. Ignara del pericolo atroce che incombeva su di lei, si cibò ancora dell'uva dalla tavola. Divisa tra gli orrori del franchismo e quelli della fiaba, voleva soltanto annegare nella dolcezza. Fare in modo che quella frutta le facesse dimenticare ogni cosa, tutta l'amarezza, tutto il dolore e tutto il terrore che riempivano la sua vita. Nel frattempo l'uomo pallido si era alzato dalla sedia. Teneva le mani davanti al viso, gli occhi nei palmi cercavano il ladro che lo aveva svegliato, colui che aveva rubato dalla sua tavola. Per prima cosa quegli occhi trovarono le fate, e quindi la bambina, che non si era ancora accorta di ciò che aveva fatto. Le fate cercarono di proteggere Ofelia, ma andarono incontro ad un terribile destino. Il mostro afferrò una fata con violenza e le staccò la testa come se avesse reciso un fiore dal gambo, mentre il sangue gli scorreva lungo il mento diafano. La seconda fata, che si opponeva invano alla crudele stretta, subì lo stesso trattamento della sorella, le ali e le membra stritolate fra le labbra sangui. L'uomo pallido si stava leccando il sangue dalle dita. Quando Ofelia finalmente riuscì a muoversi. L'ultima fata, l'unica sopravvissuta, le svolazzò accanto. La sabbia scorreva sempre più velocemente nella clessidra del fauno. Ofelia cominciò a correre disperata. Il cuore le batteva forte in gola quando superò l'ultima curva. In fondo c'era la sedia e al di sopra la porta ritagliata dal gesso. Il tempo però era ormai agli sgoccioli e l'ultima fata poteva udire la sabbia scorrere dalla clessidra. Ofelia si trovava a due passi soltanto dalla sedia, quando la porta cominciò lentamente a chiudersi. Si arrampicò sulla sedia ansimando, ma quando allungò le braccia la porta era già sparita, e per quanto battesse i pugni contro il muro, non voleva riapparire. Ad un tratto però la ragazza si ricordò del gessetto magico, infilò la mano nella tasca del cappotto e lo prese. I passi dell'uomo pallido echeggiavano sempre più sinistri per il corridoio. E le dita di Ofelia erano così tese per la paura che il gesso si spezzò in due. Riusciva a malapena a stringere fra le dita l'unico pezzetto rimasto. Alle sue spalle l'uomo pallido sbucò da dietro l'angolo. Sollevò la mano destra per guardare la bambina.
e così la vide. Gli piaceva molto vederli mentre cercavano di scappare da lui. La caccia era quasi altrettanto piacevole quanto l'uccisione. L'uomo pallido si avvicinava sempre più, barcollando, mentre ondeggiava sulle gambe scheletriche, con gli occhi che luccicavano sinistri nei palmi delle mani. Ofelia riuscì finalmente a disegnare un quadrato nel mosaico che decorava il soffitto. Spinse la porta con tutte le forze che le rimanevano, e alla fine il contorno di gesso cedette, ma quando si allungò verso l'alto, con la speranza che anche quella porta la riconducesse in camera sua, i piedi persero la presa sulla sedia. La fata guizzò al di là, mentre Ofelia si sforzava di stare il corpo e di allontanarlo dalle orrende mani dell'uomo pallido. Le gelide unghie le sfiorarono appena le gambe, ma lei riuscì a trascinarsi sul pavimento polveroso della soffitta. Richiuse istantaneamente la botola disegnata con il gesso, finché soltanto una sottile riga luminosa rimase a marcare l'apertura che le aveva salvato la vita. Un gemito riecheggiò dal pavimento, il lamento di una bocca affamata e insanguinata. E quando la bambina fece un passo indietro, sentì l'uomo pallido spingere contro le assi di legno. Le paure peggiori sono sempre sotto di noi, nascoste, scuotono il terreno che noi vorremmo saldo e solido. Un ultimo colpo brutale si levò dal basso, e poi, finalmente, il silenzio.